Ciao tesori! Ciao! Ieri vi abbiamo mostrato il vlog con la prima parte della nostra esperienza Agì come giocare, in cui abbiamo incontrato un sacco di amici allo stand di Giochi Preziosi e insieme a Happy, e l'ha visto le Miracle e ha avuto anche l'autografo delle 5 ragazze. Ma oggi vi parliamo della seconda parte, ossia dell'evento da Sbabam, di cui vi mostrerò la intervista, le domande che ci hanno fatto le bambine. Qui sto vedendo mentre firmo le magliette, ma volevo farvi vedere le immagini di tutto quello che ci ha entusiasmato e che ci ha fatto divertire in questa giornata. Oh, qui mentre stavamo andando via la prima sera, guarda un po' che c'è lì, Lara. Sì, me lo ricordo, il labirinto di Peppa Pig in cui abbiamo giocato io e Sofì. Sì, Lara e Sofì hanno ruzzolato in quel labirinto, poi abbiamo preso la metro la sera e siamo andati in un posto bellissimo. Siamo andati da Tiger, però ciò che abbiamo comprato ve lo mostreremo in un altro video. Esattamente, in questo parliamo solo di G come giocare, ed eccoli qua i due ragazzi insieme ad Ash, perché c'era lo stand di Pokémon. Poi la sfilata LOL. Esatto, vi parlavamo della sfilata LOL perché c'erano le OMG in carne e ossa. E quindi Lara ha aiutato un attimino le bimbe durante la passerella, e poi siamo riusciti a fare anche le foto con le OMG, ma erano bellissime. Royal B era pazzesca, e la saluto perché la sua sorellina era una nostra fan, quindi lei mi ha detto: ma siete voi Barbara e Lara? Insomma, è stato molto divertente. Ti è piaciuto fare la sfilata? Sì. Poi c'era anche Swag, che aveva dei capelli bellissimi, esattamente, pieno di treccine, tutto bello, pieno di treccine. Io ero dietro le quinte in questo momento, la ripresa la sta facendo Emi, io ero dietro le quinte perché ho dato una mano con le bimbe, perché aiutavo a mettere a posto i vestitini. Una bambina tra quelle che sfilano aveva le antennine, aveva le alucce da fatina, quindi io l'ho messa in un punto. Insomma, le bambine erano tutte contente di essere vestite da LOL. Insomma, è stata una bella esperienza. Così avete replicato come Like a LOL quella volta che siamo andati giusto alla Mondadori a settembre. Le ultime foto e poi eccoci finalmente da Sbabam, e adesso vi lascio con l'intervista. Vedete, c'erano tutti i pacchettini, i vostri pack surprise, insomma è stato super divertente, e adesso sentiamo le vostre domande all'intervista. Quindi, cioè, si impara anche a parlare quando loro fanno l'unboxing. Ok, allora ci siamo, ragazzi, rimanete così, voglio sentire un grande applauso da parte vostra, perché se volete avere qui Barbara e Lara, fatemi sentire! Barbara, Lara, eccoli, fatemi un grido pazzesco! Ciao Barbara, ciao Lara, allora innanzitutto benvenute, dammi la mano. Allora, siamo stati qua mezz'oretta a chiacchierare con queste ragazze e abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti, belle, importanti, anche legate soprattutto a quello che voi fate, ed è stato emozionante e molto molto interessante. Allora, senti, prima di fare le firme e tutto quanto, hai voglia di rispondere a qualche domanda loro? Vai! Perché avete aperto un canale YouTube? Perché abbiamo aperto un canale YouTube, e tu sei Giulia, poi. Sì, dillo, ce la puoi fare. Allora, pensaci ancora un secondino, mi ha fatto prima 15 domande, adesso l'emozione. Un applauso a questa signorina. Come ti chiami? Marta, dai, pensaci. Allora, perché avete aperto un canale YouTube, poi? Quanto tempo c'è questo canale e quante LOL avete? Allora, il canale YouTube è nato perché io ho un negozio di giocattoli su internet e facevo le recensioni ai miei giochi. Non ho i giochi che si trovano nel negozio, ho dei giochi che vengono dall'estero, creativi, che non conosceva nessuno, facevo le recensioni, e poi un giorno ho fatto una storiella con qualcuno, con le bamboline che giocavano, e quel video è diventato virale, e da lì ne abbiamo fatte altri, ed eccoci qua. Quindi faccio un po' apro giocattoli e un po' faccio le storie, e forse è quello che piace di più alle bimbe. Da quando è aperto il canale? Il canale è aperto da qualche anno, saranno 4-5 anni, l'account c'è da più tempo, però i video regolari saranno 2 anni. E quante LOL abbiamo? Intorno alle 300.
che sì, che io che ordino dall'America, che faccio arrivare in anteprima, così. Però io lo dico in tantissimi video, lo dico, è così perché ho un canale YouTube, quindi è normale che sia così. Se non avessi avuto il canale YouTube, la mia avrebbe avuto 3-4 anni, come tutti i bambini, insomma, quella è la normalità. 5, 6, compleanno, non è un numero normale 300, ok? Allora, dimmi, domanda, dite il vostro nome e poi la domanda. Michele, ma la sapevate della cosa che YouTube cambierà da 2020? Questa è una domanda interessante. Greta, com'è nata la vostra passione per le LOL? Ma lei è rimasta a Roma? Allora, okay, allora faccio rispondere, ce l'hai? Partiamo da quella, Lele c'è, è qua da qualche parte, non lo so, però Lele è in giro, però siccome è adolescente va in giro, gli adolescenti girano, finché siete bambini stai con mamma, dammi la manina, poi a un certo punto in noi scatta, vai in giro e poi torni, quindi è a spasso, non so se è in giro, in zona. La seconda domanda era la tua, la passione per le LOL ci è nata? Perché avevo visto l'unboxing di una nostra carissima amica che ha un canale YouTube, si chiama Lilla, la conoscete? Ok. Lei ha aperto 3 bamboline LOL e lei mi ha detto, ma che sembrano carine. Ne abbiamo comprata una e ci è sembrata carina. Poi lei ha cominciato a giocarci e vedevo che ci giocava sempre. Ed è stato il giocatore con cui giocava di più. E da lì ci ha presa un po' la passione. Però devo dire, è stato legato a lei perché veramente ci giocava. Questa domanda che ti hai fatto tu è molto importante, da gennaio YouTube cambia un po' di cose, non le cambia contro di noi YouTube, le cambia per voi, per la vostra privacy, quindi sarete voi a cercare noi e magari avrete meno notifiche eccetera. Per il discorso dei commenti che non ci saranno più, lo so che vi fa tristezza, però è per proteggere i bambini da possibili pericoli. Voi avete le letterine, io la leggo 2000 letterine all'anno e le ho lette tutte quelle degli eventi, qui quella della casella postale, quindi comunque il modo per parlare c'è, altrimenti ci sarà Instagram, ci saranno altri modi per scriverci qualche messaggino, non vi dovete preoccupare di questo. Infatti Barbara, ci sono qua un sacco di regali da parte vostra, da parte loro, e soprattutto le domande che abbiamo tirato fuori parlavano del vostro canale, su come affrontare temi importanti come il bullismo, come i profili falsi, insomma, cioè anche cose molto interessanti, bello, brave. Allora, quante domande facciamo? Dateci un numero di domande. Altre 3, vai. 4, dai, 4. Ok. Qualcuno che non l'ha ancora fatto, come ti chiami? Beatrice, ti do il microfono. Ma da cosa è nata la vostra passione per fare i video? Da quanto tempo avete aperto il canale della posta? Che importanza hanno i vostri fan per voi? L'ultimissima domanda, dai, le ultime 2, dai. Ma se non vi incontriamo, come facciamo a darvi le letterine? Ok, questa è un'altra bella domanda. Qual è il vostro video preferito? Ok, se non ce le ricordiamo, aiutateci, vai. Partiamo dal video preferito. Forse l'asilo, il primo. Le favole, sicuramente. Il mio è l'asilo, anche i video, assaggi, snack. Le facce che fa Lara quando assaggia, le avete viste, insomma, perché non le piace quasi niente, però vuole assaggiare. Poi c'era la passione, il canale della posta l'ho aperto da meno di 2 anni, non so se dall'inizio di quest'anno o dall'inizio 2018, ed è tutto di letterine, quello è un canale penso unico perché sono solo le letterine vostre lette. Come facciamo a mandarvi le letterine senza venire agli eventi? A una casella postale, è la casella postale 278 a Pomezia, voi mettete un pacchettino lì. Secondo me adesso, anche se ci scrivete Barbara Lara, arriva, perché l'ufficio postale sa. Come è nata la passione dei video? La passione dei video è nata
faccio io una domanda a voi. A volte giocate a fare video, vi capita di fare il video? Anche Lara, quando era piccolina, guardava degli altri youtuber, si divertiva, guardava delle cose da piccolina e a volte giocavamo. Proprio è nata così, quando abbiamo fatto la storia con le bamboline è nata da quello. Lei diceva facciamo una storia, facciamo un video, abbiamo giocato e eccolo lì. Quindi è nato da là, da una sua passione. Sei d'accordo Barbara? Innanzitutto facciamo un applauso a Barbara e Lara perché hanno ascoltato tutte le domande. Ah, c'era la tua domanda, qual era, scusami, che importanza hanno i vostri fan per voi? Guarda, io sono una mamma, quindi non sono la... molti youtuber sono giovani, sono ragazzi, quindi io sono una mamma, vedo quello che guarda lei e vedo quello che non vorrei che lei guardasse. Quindi i video che faccio io sono video che potrebbero andare bene anche per lei, quindi ecco perché vi parlo un po' di bullismo, dei pericoli. Magari vi faccio una storiellina che sembra una cosina così, però magari vi viene qualche idea, qualche campanellino, vi fa pensare dopo, ed è una cosa che vi posso evitare, perché voi da tanto affetto a me, mi scrivete tante cose belle, io qualcosina, siete troppi, non mi posso uno per uno, però con le storie magari riesco a ridarvi qualcosa in più. Ecco perché, quindi i fan sono molto importanti. Allora gli facciamo un applauso a Barbara e Lara. Allora, due cose da dire. Adesso inizieremo a fare le foto e firmare gli autografi, insomma. Ok, vai. Prego. Ragazzi, l'evento è stato bellissimo. Noi eravamo stanchi, ma alla fine eravamo soddisfatti del nostro lavoro. Ci siamo divertiti tantissimo, ma soprattutto se volete scoprire altri eventi e altre cose sul nostro canale, iscrivetevi al canale e lasciate like a questo video.